Manualità, artigianato, creatività e tecnologie, è questo in sintesi l'atelier creativo inaugurato alla scuola secondaria di primo grado Carducci di San Cataldo grazie ad un finanziamento del Ministero dell'Istruzione nell'ambito del progetto Piano Nazionale Scuola Digitale. È stato bandito proprio un bando di concorso per creare degli ambienti denominati atelier creativi, dove i ragazzi potessero utilizzare nuove tecniche e nuovi strumenti e soprattutto usufruire di particolari tipi di insegnamento. L'iter burocratico è stato abbastanza lungo perché oltre a presentare il progetto bisognava presentare una serie di fideiussioni, di accordi di rete, di convenzioni con altri enti che partecipavano al concorso. Avendo noi tutti i requisiti, il nostro progetto è stato approvato. È stato approvato anche con un buon punteggio, infatti eravamo fra i primi e siamo stati fra le prime scuole ad essere finanziate. Solo che fra il dire e il fare al solito c'è di mezzo il mare, quindi sono voluti quasi 2 anni dal momento in cui abbiamo presentato la domanda ad oggi che finalmente possiamo inaugurare l'ambiente per la sua realizzazione. Proprio qualche mese fa lo stesso tipo di progetto con nome differente è stato di nuovo bandito e quindi abbiamo colto l'occasione per ricreare lo stesso ambiente che abbiamo creato qua anche nella sede associata alla Pietro Balsamo. L'idea è proprio quella di dare anche ai ragazzi dell'altro plesso le stesse opportunità che hanno gli alunni del plesso centrale, fermo restando che anche gli alunni della Balsamo possono benissimo nelle attività pomeridiane venire a usufruirne qua. I docenti di tutte le materie, prenotando l'aula, hanno la possibilità di usufruire delle aree attrezzate per una didattica attiva e dinamica. L'atelier creativo è una nuova aula di apprendimento, un nuovo ambiente dove gli alunni potranno venire per svolgere diverse attività, perché ci sono diverse aree. C'è un'area realizzata con dei banchi modulari che possono essere disposti in tanti modi per favorire l'apprendimento collaborativo e affinché gli alunni lavorino con il cloud e quindi possano condividere tra di loro file, documenti, presentazioni. C'è un'area invece che si chiama Agora, con una tribunetta, cuscini morbidi e colorati, dove gli alunni potranno sedersi, guardare film, documentari e poi avviare il dibattito. C'è un'altra area invece del tinkering, del making, con un bancone da lavoro, dove gli alunni potranno manipolare diversi oggetti, anche di facile consumo, che sono stati riciclati, per poter dar vita a nuovi oggetti, che sono stati quindi prima progettati da loro e sono stati quindi poi realizzati con le loro mani. E infine c'è un'area, quella della robotica educativa, dove gli alunni, attraverso la programmazione con il coding, daranno avvio al pensiero computazionale. In arrivo a scuola anche la biblioteca digitale. Abbiamo anche quasi realizzato la biblioteca innovativa. Anche questo nell'ottica del Piano Nazionale della Scuola Digitale era stato bandito un progetto per creare una biblioteca che fosse non la classica biblioteca con i libri cartacei, ma una biblioteca dove i ragazzi potessero avere a loro disposizione degli ebook, degli reader e scaricare questi libri digitali per poi poterli utilizzare anche a casa. Quindi è stato creato un ambiente molto moderno, innovativo ed è stata stipulata anche una convenzione con una ditta che ci dà la possibilità di attingere a riviste online e libri online.